Bentrovati, buon sabato sera. Oggi volevo sistemarmi un po' la barba, accorciarla, ma più che accorciarla, sistemarla per dare un disegno più netto, perché adesso è lanoso, vedete che c'è tutto il disegno della barba che è un po' ricresciuta in certi punti, in altri punti un po' meno, quindi pareggiarla un po'. Senza stare ad andare dal barbiere, quindi pensate che danno potrei fare, un danno calcolato perché tanto ci sta, la lunghezza è quella giusta per poter intervenire. Vediamo un po', i capelli non stanno malissimo. Oggi vado ad utilizzare, riprendo in mano il Multishape di Panasonic. Che qualche settimana che non lo uso più. Oggi facciamo il gioco delle due box. Una box in multishape, nell'altra abbiamo il DRK, Dottor K. Questo è il multishape, quello che c'è all'interno della confezione. Qui occorrerà il pettine più grande. Pettine da innanzitutto stacco l'attrezzo. Stacco l'attrezzo. E mettiamo questo più lungo, però mi sembra un po'. Sembra un po' corto, eh? Bah, neanche più di tanto, dai. Ce la dovrebbe fare. Sì, il fatto è che passare qua sulla punta si accorcia parecchio, però possiamo correre questo rischio, ragazzi, eh? Rischio. Ah, mi serve il pezzettino di sapone che poi non ho più utilizzato, forse l'ho utilizzato una volta. Non ero scomparso, eh. Ero andato a bagnarmi la barba per andare a fare lo shampoo con Dottor K Lime Fresh, la profumazione, perché così almeno con il passaggio poi del Multishape non si incastra nei peli di maggior lunghezza, che sono tutti arricciati.
Almeno facciamo lo shampoo anche, no? Come dal barbiere, non sarà uguale il risultato perché chissà che cosa combinerò. Ma io ci provo. E lo faccio con voi. È bella lunga questa barba comunque, lunga, arricciata. La mettiamo in ordine, dai. Bene. Sono idratata. Ecco qua. Così con la barba bagnata si lavora meglio. Vado a districare. Tutto il pelo. E adesso vediamo con Multi Shape come va. Qualche pezzo di lana è venuto via, quindi posso risciacquare il pettine e possiamo magari lavorare con un metratura, una centimetratura minore, una misura minore. Allora, noi siamo partiti da
Ma perché non vedo, mannaggia? Questo è il problema. Adesso vi dico le misure, vado a prendere la lente di ingrandimento. Eravamo partiti. No, qua era sul 10, eh. 10, ma non sono 10 centimetri, secondo me sono 5 centimetri. Allora, i 5 centimetri, adesso l'ho messo sul 9, quindi prima era sul 10. Ancora qualcosina è venuta via. Adesso ha un aspetto già un po' più pulito. Poco perché non è intervenuto su tutti i peli, però c'è. Abbassiamolo sull'8. Quando prende i giri comunque è potente multi shape, eh? Ok, adesso qua sotto c'è un piccolo scalino. Direi che può finire così la pulizia. I baffi vanno tagliati con le forbici. E direi che con Multishape si fa abbastanza in fretta, eh. Può essere sciacquato sotto l'acqua, non tutto l'arnese, solo il cutter
e il pettine. Non è male. E adesso usiamo la box di Dottor Kane. Pettine, c'è il sapone e il tonico, ma a me serve il tonico. Pettine utilizzo questo che è già usato sulla barba bagnata. Preciso però, eh? Vedete che tutta la peluria, quella lanosa, è venuta via. Sono contento del lavoro, eh? Tonico, Dottor Kay. Barba rifinita. Ha un bel disegno, devo dire adesso. Beh, diciamo che se una persona vuole tenere la barba in forma, se lo può fare anche a casa da solo, eh. Vediamo il pettine Dottor Kay. Ma che bel disegno, bellissimo comunque è venuto, eh? Non pensavo. Baffi li taglio poi con le forbici, li avevo già un po' rifiniti, però non stanno mica male, così. Ragazzi, guardate, ero riuscito a fare anche un piccolo incavo all'interno del baffo. Beh, ragazzi, meglio di così non riuscivo a fare io, non potevo fare con Multi Shape, sono riuscito a togliere tutta quella peluria e quindi pareggiare la barba in modo esteticamente migliore. Beh, non ci resta che fare poi una bella rifinitura domani. Non è male, il barbiere può attendere, quindi se non abbiamo tempo, eh. Bene, allora io vi auguro contento del lavoro ottenuto. Pensavo di rovinarmi la barba, invece con Multishape, prima sulla massima lunghezza e poi andando a scalare con le varie misure, sono riuscito insieme a voi in video, non l'avevo mai fatto prima, quindi si può dire che mi posso andare a riguardare il video poi quando vorrò rifare lo stesso lavoro, eh? Vi auguro buon sabato allora da Mauro e dal canale della rasatura del Neofita.